Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati, benvenuti. Sto cercando di trovare un altro modo per salutare le persone quando inizio. Comunque, in questi giorni ho, insieme ad Edoardo, fatto una produzione per un artista che potrete immaginare, insomma, sentendo la strumentale, se seguite questo canale, ma soprattutto se seguite gli artisti RKH, che vi consiglio di seguire, ma che ancora non dirò, perché è una produzione che, insomma, uscirà tra un po' di tempo, quindi mi sembra inutile spoilerare. Però diciamo che il motivo per cui voglio parlarvi lo stesso di questa produzione è che io e Edoardo siamo andati a comprarci with my money hai presente quella spacca. Comunque siamo andati a comprarci un RE201 della Roland. In che cosa consiste questo incredibile marchingegno a nastro? Per farla breve, è un riverbero analogico, un riverbero eco con queste funzioni, varie funzioni di cui vi parlerò lungo il video, ve ne parlo subito. Benvenuti nel mio mobile delle meraviglie. Allora, come vi dicevo, questo Space Echo RE201 della Roland, ne esistono vari tipi e con più o meno effetti. Diciamo che io ho trovato, o meglio Edoardo su strumentimusicali.it ha trovato in veramente perfette condizioni, ma davvero perfette, questo RE201, che praticamente non è mai stato usato. Considerate che è un riverbero risalente agli anni 70. Valeva davvero la pena per quello che è il nostro modo di lavorare, o sempre di più sta diventando il nostro modo di lavorare, quindi di approcciarci alla produzione. Valeva davvero la pena, secondo noi, andare a prenderlo. Siamo andati in questa cittadina vicino a Torino e abbiamo deciso appunto di acquistarlo. Devo dire, forse anche spendendo un po' di più di quello che avremmo dovuto spendere, perché comunque era un po' caro, però era tenuto talmente bene che non ce la siamo sentita. Il proprietario ha detto: guarda, io l'ho tolto dalla scatola, perché lui aveva un negozio, meglio in realtà uno dei parenti aveva un negozio, e quindi aveva tutta questa una serie di strumenti analogici che veramente non aveva mai usato. E infatti, come potete vedere, è davvero in condizioni perfette. Allora, come funziona? Intanto, olè, magic. Allora, è una sorta di mobiletto con un nastro al suo interno che, come potete vedere, continua a girare su questo, sotto questo vetro protettivo, continua a girare ininterrottamente, incidendo e sovraincidendo tutto quello che appunto tu stai facendo in un determinato momento, muovendo ovviamente questi potenziometri. Quindi hai la possibilità intanto di avere tre funzioni principali. Una è il riverbero, quindi semplicemente un riverbero, appunto il reverb only, che controlli da questo reverb volume, quindi di fatto il mix del volume. L'intensity possiamo descrivere come l'amount, cioè quanto in effetti il riverbero agisce sulla traccia oltre al volume, quindi quanto si propaga in effetti sulla traccia. Poi ci sono alcune funzioni, ad esempio questa è il repeat, quindi di fatto l'eco. Privo del riverbero agisci soltanto di delay, e come potete vedere esistono quattro funzioni principali di delay, quindi quattro modi di agire sulla traccia. Poi esiste quest'altra serie di comandi, che è il reverb echo, quindi in poche parole unisce le due funzioni principali dello Space Echo, e davvero è dove succede, secondo me, la magia. Figo. Forse sai cosa? Chiudo un pelo i toni, che è quello di destra. C'è appunto poi un volume del delay, esattamente come il volume del riverbero, e il repeat rate, quindi quanto c'è, cioè, la scansione ritmica, ovviamente analogica, quindi devi andare un po' ad orecchio, mettere il click e cercare di farlo andare a tempo. Questo possiamo dire è un po', questo è il, quanto il volume del in input, semplicemente il volume in input. Questo è un bypass da echo a normal, e devo dire più o meno abbiamo detto tutto. Ora vi faccio sentire come suona la traccia. Una delle cose che mi piace di più, appunto, è la componente di automazione.
c'è anche questo suono che si apre facendo prendere una sorta di frequenza shifterata, sembra quando utilizzi i pitch shifter, il sound shifter. Quindi questo è, diciamo, la parte dell'inizio. La transizione tra un pluck e l'altro è interessante, secondo me, perché entriamo nel vivo del pezzo, entriamo nel vivo della puntata, entriamo nel vivo del pezzo e sentiamo il pluck che prende un'altra forma, quindi sentiamo da prima. La cosa interessante qua, ovviamente, questa transizione a livello di frequenze che opera appunto in questo modo per sopperire alla mancanza del basso, che in questa fase ancora non c'è, ma avevo bisogno di un po' più di frequenze proprio da un punto di vista strutturale, anche appunto per dare quella dinamicità di cui parlavo prima. Finalmente nella sezione dopo entra il basso. Abbastanza cattivello, e qui iniziano i lavori con lo space echo, quindi ci sono queste chitarre, sentite quanto sono ricche. Le trovo veramente interessanti. E in poche parole qua, in queste chitarre, c'è soltanto lo space echo e questo API, nient'altro. Ve lo assicuro, chi si intende un po' di produzione testimonierà quanto sto dicendo. Cioè, insomma, sarà d'accordo con me. Vi assicuro che fare questo lavoro solo a livello di sound design con dei plugin è praticamente infattibile. C'è una quantità di plugin e di automazioni che agiscono in modo così lieve ma così incisivo. Così lieve da un punto di vista del cambio di tonalità, che a dire la verità è un sample. Ho trovato questo sample su un pack lo-fi, banalissimo pack lo-fi, e che sembra registrata con uno space echo, un tremolo fighissimo, quindi le ho combinate insieme e l'effetto, devo dire, mi soddisfa molto. Per quanto riguarda il pluck di cui vi parlavo prima, una cosa che è entrata già nella sezione precedente è questo. Questa è una banalissima percussione di quelle proprio un po' lo-fi, con quella timbrica strana, che gli aggiunge quell'attacco. Sentite com'era prima. Qua entra la parte bassa e quello. Ritmicamente diventa molto più incisivo, a mio avviso. Quindi questo è quello che è stato fatto. A questo punto ho utilizzato anche il Prophet, sempre per aumentare la quantità di cose analogiche. Oltre al Prophet ho fatto registrare ad Edoardo delle chitarre, che adesso vi faccio sentire, un arpeggio facile, semplice, che io modulavo mentre lui suonava, sentite. Io lo trovo sinceramente molto molto bello. Ci ho poi aggiunto questo. Questo è un effetto fatto con lo space echo. Che cosa ho fatto? Ho registrato un riverbero della chitarra. Il riverbero aveva questa coda. Allora che cosa ho fatto? Ho messo sulla coda, su quella coda di suono, un altro riverbero molto ampio, uno space designer di Logic. Ho poi reversato la coda del riverbero dello space echo, scusate il gioco di parole ma spero si capisca, per fare questa transizione. Lo trovo veramente malinconico. Poi sentite questa parte, anche molto interessante. Ho registrato sempre lo stesso suono, però facendo degli accordi sempre col Prophet. Però in questo caso ho passato direttamente il Prophet dentro il mio space echo e ho registrato i suoni dello space echo. Li ho poi
pitchati, ho fatto una sorta di slowdown molto incisivo, come potete vedere, e l'effetto è questo. Io lo trovo sinceramente molto interessante, soprattutto a livello proprio di modulazione di frequenze. Ora, questa parte qua, l'utilizzo dello space echo è veramente fondamentale. Ho scritto una parte, c'è un cambio di chord progression perché è un pezzo in do maggiore, e mentre fino a questo punto gli accordi erano due ed erano do maggiore e re minore, a questo punto ho voluto utilizzare una chord progression leggermente diversa. Sempre partendo da do maggiore, gli ho aggiunto un mi minore. Ho poi utilizzato il re minore di nuovo e poi ho modulato con un mi maggiore, quindi una terza maggiore, per riuscire a dare un po' di movimento a questa chord progression e prendere in prestito note, dissonanze e note da altre tonalità molto vicine. Ho poi aggiunto un sample di XXYYXX di un bellissimo brano uscito da poco, che aveva una chord progression totalmente diversa. Io ho preso porzioni di note per riuscire a utilizzarle sulla mia chord progression. Mi piaceva molto questa texture che c'è sotto, che secondo me sta molto bene in questa parte. Allora, la batteria, ho fatto una parte di batteria molto lo-fi, possiamo dire così. E anche sulla batteria ho cercato di utilizzare in modo più creativo possibile il mio space echo. Allora, ho fatto un export totale della batteria, l'ho ricaricato sul software e poi ho fatto una sorta di traccia solo riverbero, che è questa. Utile per combinarla insieme alla mia batteria completa. Il pezzo si perde poi con un effetto dello space echo che in pratica porta tutto in saturazione. E questo effetto l'ho ottenuto modulando l'intensity e il repeat rate dell'eco. Direi che ho detto abbastanza tutto. Due considerazioni. Come vi dicevo all'inizio, io credo che la fortuna di vivere in quest'epoca, a livello musicale ovviamente, ci offre la possibilità di combinare degli elementi per riuscire ad ottenere il massimo dalle due generazioni di suoni che ci hanno preceduto. Quella, e dico ci hanno preceduto non a caso, io credo che anche il digitale e basta oggi sia un po' superato, e se non lo è per i fruitori di musica ma non esperti di produzione, lo è sicuramente di più per gli addetti ai lavori. E credo che è un mondo, quello del digitale e basta, che magari non andrà a scomparire del tutto, ma che si mischierà sempre di più, si cercherà di arrivare a una sintesi totale del mondo analogico e il mondo digitale. Almeno questo è quello che mi viene in mente, più che altro perché lavorando su entrambi gli elementi davvero si possono ottenere delle cose che veramente ti danno una sensazione molto più calda, molto più reale, molto più vera. Mi rendo conto di tutti i limiti dell'analogico, il rumore di fondo, purtroppo il deterioramento degli elementi, ma proprio perché è fuori produzione ti offre un suono che davvero, combinato con gli elementi digitali, eleva secondo me la produzione, l'unicità della produzione, e credo che sia quello un po' lo scopo di tutto. Il mio consiglio è quello di riuscire il più possibile a sperimentare in questo senso, sia da un punto di vista, come vi ho sempre fatto vedere in questo canale, di lavorazione vera e propria del sample, degli elementi, di tutto ciò che puoi trovare in giro, sia proprio di manipolazione del suono anche grazie agli strumenti analogici. Quindi, al di là di tutto, sperimentate e non smettete di provare a inserire altri elementi all'interno della vostra produzione. Quindi, se vi va, iscrivetevi al canale, a me fa ovviamente molto piacere. Lasciate un commento, insomma, scrivetemi nel caso aveste delle curiosità in più sullo space echo o voleste magari qualche delucidazione ulteriore, e sarò ben felice di rispondere ai commenti. Ci sentiamo alla prossima. Ciao.
dangerous place to be left in, like keep. It's been